Le maschere femminili del carnevale italiano. Le maschere femminili del carnevale provengono in gran parte da un tipo di teatro chiamato commedia dell'arte. Le donne solitamente facevano la parte della serva, dell'innamorata o della ricca signora. Queste donne erano spesso un esempio di intelligenza, astuzia e intraprendenza, disposte a tutto pur di raggiungere i loro obiettivi. Colombina. Colombina è una serva molto furba ed è forse la maschera femminile più conosciuta. Nel teatro questo personaggio assume di volta in volta nomi diversi: Diamantina, Marinetta, Violetta, Corallina o Arlecchina. Corallina è una serva audace, abile nel parlare ed estroversa. Questa maschera, nonostante sia italiana, divenne molto famosa in Francia. Arlecchina. Nelle commedie italiane Colombina è la compagna di Arlecchino, per questo con il tempo questa serva cominciò ad utilizzare un vestito simile a quello del suo amato e a chiamarsi Arlecchina. Pulonia. La contadina Pulonia, assieme a Sgorghignello e a Sandrone, compone la famiglia Pavironica. Ogni anno, per il giovedì grasso, tutta la famiglia fa un discorso in modenesi, nel quale si ricordano i fatti dell'anno in modo ironico. Ragonda. Ragonda è una serva saggia e schietta, mai volgare, sempre pronta ad aiutare gli innamorati affinché il loro amore trionfi. Giacometta. Questa maschera è la fedele compagna del famoso Gianduia. È una donna piena di buon senso e coraggio, dolce ma che allo stesso tempo sa difendere i suoi diritti. Isabella. Questa maschera interpreta il ruolo dell'innamorata. L'innamorato e l'innamorata sono spesso al centro delle scene del teatro. E il loro compito è quello di superare tutti gli ostacoli per far vincere il loro amore. Flaminia. Flaminia è un'altra maschera che interpreta il ruolo dell'innamorata. Flaminia era abile nel parlare, molto bella, elegante e donna di cultura. Silvia. Un'altra importante figura di innamorata è Silvia. Il suo carattere e il suo stile si adeguava a seconda della moda e degli ideali femminili dell'epoca. Questa maschera si distingue per la sua bellezza. Rosaura. Rosaura è una donna ricca, figlia del ricco mercante veneziano Pantalone. La sua serva è la famosa Colombina, la quale aiuta la sua padrona ad inviare le lettere al suo amato Florindo. Ciao, ricordati di guardare gli altri video e iscriviti al canale per essere informato su tutte le novità.